Oggi Castagnole delle Lanze diventa uno dei borghi più belli d'Italia. Castagnole delle Lanze finalmente è uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, grazie Maria Luisa, ciao. È un momento veramente di emozione, c'è un po' di fibrillazione anche perché giustamente è frutto di tanto lavoro da parte degli amministratori. Abbiamo iniziato con la bandiera arancione che è già stato un grande evento e questo essere insigniti tra i borghi più belli d'Italia mette una grande emozione. Dopo la conquista della bandiera arancione del Touring Club Italiano lo scorso anno e mentre si attende la messa in onda della partecipazione alla trasmissione TV Il Borgo dei Borghi, Castagnole delle Lanze è tra i borghi più belli d'Italia, titolo che l'omonima associazione assegna ai piccoli centri, riconoscendone il pregio e nell'intento della loro tutela. Cosa vuol dire adesso che abbiamo finalmente questo premio essere uno dei borghi più belli d'Italia? Questo non è un traguardo ma è un inizio di, di una nuova era per Castagnole. I turisti arrivano già a Castagnole ma devono trovare sempre, non sono turisti, sono clienti del nostro comune, quindi bisogna accoglierli con tutto e per tutto e anche con quello spirito di un comune accogliente sempre. La certificazione. Castagnole si è meritata questo premio per quali ragioni? Beh, intanto Castagnole delle Lanze, siamo in un territorio famoso, già riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità per il suo paesaggio, per la bellezza dei suoi borghi, dei suoi paesi, ma soprattutto per il genius loci, la gente del luogo che rappresenta un po' il lavoro di queste colline, di queste zone così rinomate, perché è un territorio fatto di moderne tecniche ma anche di antiche sapienze che hanno saputo portare in Italia e nel mondo prodotti eccezionali, di una qualità eccezionale, quindi credo che quello che è stato fatto in questo territorio sia anche un lavoro che è servito all'Italia. È stato un percorso lungo perché non si diventa borghi più belli d'Italia per via breve, bisogna fare attenzione a tanti particolari ed è proprio l'attenzione ai particolari, c'è una bellissima parola latina, nel latino classico, pulcher, che significa bellissimo. E questa è la bellezza, passa sempre attraverso la cura dei particolari, quindi l'attenzione anche ai frammenti. Ti piace questo borgo? Certo che mi piace, sono nato qua a Castagnole, ho fatto l'asilo qui dietro a questa chiesa, bellissimo, ho studiato le mie scuole elementari e medie a Castagnole e vivo qua vicino, ma mi piace moltissimo e sono orgoglioso di poter dire che questo paese merita di essere uno dei borghi più belli d'Italia perché è un paese unico, hanno lavorato benissimo tutti i castagnolesi, gli uomini e le donne, le aziende, le imprese, i nostri agricoltori e soprattutto il sindaco con tutta la sua amministrazione che in questi anni ha saputo fare bene e quindi non poteva essere che riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Un'occasione molto bella per complimentarsi con l'amministrazione per questo riconoscimento che è molto bello soprattutto in un periodo dove si punta molto sul turismo, sulla promozione del territorio, sulla promozione delle eccellenze dei nostri territori. All'ingresso del centro storico si può ammirare un grande dipinto fatto da Gabriella Picatto. All'ingresso di un nuovo borgo più bello d'Italia
troviamo una Madonna di Ghitria, reinterpretazione di Piero della Francesca, della Madonna della Misericordia, commissionato da una famiglia di castagnolesi. Proprio per la posizione urbanistica di questa casa, e la Madonna di Ghitria si trova appunto impressa sulla casa all'ingresso del borgo, diciamo che la protezione della Madonna serve proprio a proteggere tutti gli abitanti del borgo.